Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono sentenze diverse. Per quanto riguarda la prima, quella che lei ha citato, l'apostolico. Dell'apostolico, è una sentenza che non è che ha dichiarato solo che la Tunisia non sia un paese sicuro, anzi è un po' sfumato questo riferimento. Ha fatto dei ragionamenti giuridici che noi non condividiamo. Io credo che in democrazia, come ha detto il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, possa competere anche nella fattispecie al governo, ritenere non corrette delle decisioni e impugnarle nelle sedi. Ma cosa è la gogna però social? La gogna social adesso... Quando un vice premier mette un video... Però le dico una cosa. Anche diciamo irrisorio, no, di un magistrato che comunque svolge una sua attività che non è vietata dalla legge, però, partecipare, poi insomma ognuno la pensa come vuole, però... Chi le parla ritiene che i provvedimenti giudiziari vanno valutati come tali nelle sedi competenti. Tuttavia, avendo fatto, come lei sa, il funzionario dello Stato, quindi venendo anche da una funzione che ha richiesto quando la esercitavo, non solo di essere esercitata con una postura imparziale, ma anche che apparisse imparziale. Io dico, se qualcuno si lamenta adesso di non apparire imparziale, di essere accusato di non apparire imparziale, forse qualche comportamento un po' diverso doveva averlo, ma questo fa parte dei ragionamenti di più. Ripeto, per quanto mi riguarda come Ministro dell'Interno, io giudico quelle sentenze per quello che è contenuto nelle sentenze. Ci saranno i ricorsi, oggetto dei ricorsi e si valuterà. E questo voi ricorrerete. Senta.